La Montepaschi ha 7 su 10 da 3 punti con 5 giocatori diversi. E ancora una volta Sassari che ci ha abituato in questa stagione a triple impossibili sui finali di partita. Ora Pucci nell'angolo per Erston, prende la linea di fondo e questa volta non c'è contatto, non c'è presunto fallo, non c'è niente che tenga, perché Malik Erston vola ad attaccarsi al canestro. Il lob per Burussi e Cousin ci mette una mano. Milano però perfeziona il recupero, però deve chiudere l'azione. Cousin stoppa clamorosamente Malik Erston, giocata da vedere e rivedere tante volte. E si va subito con il taglio di Quinton Ousley e questa è una schiacciata strepitosa da parte del giocatore di New York. Pari. Cavaliero, grande palla per Iteca, grandioso. Scavolini Siviglia se gioca così e va a finire che si va fino alla fine punto a punto. Quattro a 53, quindi 41 secondi del terzo periodo, la stoppata di McCallum, addirittura Twisty. No, sono 21 secondi per l'immediato. Tanto Pesaro, diciamo prima, che ha fatto fare 5 punti, mentre Iguas, incredibile, questa di nuovo la tira fuori, meno 2. Questa è la scacciata di Cantù. Per Milano, la palla per Radosevic, anche lui a livello di energia e voglia questa sera in attacco c'è decisamente, magari un po' meno in difesa dove davvero non riesce a risolvere il rebound di questo pick and roll portato da Lideca, dove Milano è sempre oltremodo in ritardo. Gentile attacca questa volta Jumaine Jones, non si chiede del tiro, l'apertura è con il cambio di lato per Malik Erston, tiro cortissimo ma nessuno aiuta e allora sono in balzo in attacco, dice sapete com'è, non provo più un tiro a bassa o media percentuale, vado direttamente al terra e se lo porto a casa. Gentile attacca al centro dell'area, lo scarico per Melli, lo scarico ancora in qualche modo, la palla recuperata da Gentile, 10 secondi, White in contropiede vola, direi che questo è il sigillo della vittoria di Pesaro.